Anche il famoso Aziz Market di Viale Europa deve fare i conti con i suoi problemi. Più che altro i problemi che tendono a creare i residenti del vicino palazzo. Nodo della discordia, la merce esposta all'esterno del negozio. E a valutare il problema arriva anche il sindaco Spagnolli. Ma a chiarirci meglio le idee è la moglie del proprietario, Elzarka Hoda. Il problema di poter sfruttare questo piazzale, questo spazio così, di proporre le merci fuori, però con un modo più ordinato, ancora più carino, più pulito. Che sia una cosa definitiva, che sia un'autorizzazione che non poi cambia un anno dopo, che non posso più mettere fuori perché lo spazio è quello che è. Perché poi i vicini sempre si lamentano, non so perché, perché come vedi lei siamo silenziosi e lontani completamente dalla loro entrata, dal loro passaggio, però dà fastidio a qualcuno di mettere la merce così. Allora vogliamo vedere il modo più bello da vedere, più ordinato e più protetto nello stesso momento, perché comunque si tratta anche di furti qua, perché la merce fuori così non è coperta abbastanza, non è osservata abbastanza. E il comune, so che alcuni l'ha dato dei permesso di mettere fuori, di esporre fuori delle banche di frutta e verdura, di generi alimentari, che sia una cosa per tutti uguali. Cioè, parlano sempre che gli esercizi commerciali e gli elementari hanno di certi diritti che non tanti altri ci hanno. E io vedo che un commerciante, che sia barista, che sia negoziante, che sia pizzeria, che sia bar, devono avere tutti lo stesso diritto, se hanno lo spazio davanti che permette di ingrandire, di allargare, rispettando sempre il passaggio comunale, condominiale e la vista generale, che sia ordinata, che sia... è che si può migliorare un po' il lavoro.